Al termine di una gara emozionante e ricca di gol, il Chieti fa suo il recupero con la Folgore Veregra per 3-2, agganciando così al quinto posto proprio gli avversari di giornata. Gran secondo tempo per i neroverdi contro un avversario che non ha colto le difficoltà dei teatini nella prima frazione. Il tecnico di casa Ronci dà fiducia al 3-4-3, Dos Santos affiancato da Varone e Bocchino, Ewan Siha e Massimo Immediana. In panchina Fiore, tesserato nelle ultime ore, per lui un ritorno. 4-3-3 per l'11 veregrense con il tridente pedalino Padovani-Nazziconi. Avvio shock però per il Chieti, che dopo 4 minuti è già sotto sugli sviluppi di un corner. Fatone manca la presa, Padovani ne approfitta e calcia. Vitale salva sulla linea con l'aiuto del palo, ma nulla può sul tapin in rovesciata di Gentile. Folgore avanti 0-1. Al decimo ci prova anche il bomber pedalino con un destro deviato in corner della difesa. Il primo guizzo nero-verde è targato a Varone al minuto 14, destro potente ma alto. Il Chieti è in difficoltà, squadra slegata in confusione. Dopo la mezz'ora Fatone spaventa il pubblico dell'Angelini, poi si riscatta al 32esimo quando alza sopra la traversa il tiro potente di Traini. La Folgore però non ha l'istinto del killer e al 38esimo manca clamorosamente il raddoppio con Padovani, che getta alle stelle l'assist della destra di Calvarese. Una delle leggi più spietate del calcio allora si materializza un minuto dopo ed Ivan Varone tira fuori dal cilindro un autentico gioiello, destro a giro che fulmina Marano 1-1. Con il quinto centro dell'ex giocatore di San Marino è Savona. Finale di tempo nervoso dopo la punizione di Nazziconi, il tecnico di casa Ronci viene allontanato dalla panchina dal direttore di gara 5 di Pistoia. Nella ripresa il Chieti cambia piglio e al secondo minuto Dos Santos doppia in velocità Arcolai, ma Marani salva in uscita. 12esimo tocca a Fiore in campo al posto di Zanetti e per l'esterno Vastese è un ritorno scintillante. Intanto per un soffio non arriva sull'invito di Dos Santos. La spinta del Chieti si fa sempre più forte, anche se il neo entrato Mandorlini semina il panico in area nero-verde. Ma al 20esimo arriva il sorpasso del Chieti con un giocatore della Folgore a terra. Massimo piazza un filtrante per Dos Santos che dribbla Marani e insacca il 2-1. Nono gol per il brasiliano con corsa sotto la Volpi. La partita si fa ancora più bella, la squadra veregrense va vicino al pari due volte con Pedalino, prima di testa, poi il centravanti si fa largo di forza ma Fatone si salva distinto. Sul capovolgimento di fronte serpentina di Fiore che scheggia la base del palo. Al 33esimo arriva il nuovo pari, corner di Nazziconi, Pedalino sovrasta Sbardella e fa 2-2. Caparbio il centravanti all'ottavo centro, ma l'ultimo colpo di rene del Chieti al 41esimo. Fiore inventa e mette Dos Santos davanti a Marani. Il brasiliano non sbaglia, doppietta e rete partita. Il debutto di Fiore sarebbe ancora migliore se Marani non gli sbarrasse la strada al 45esimo. Finisce 3-2 e il Chieti si prepara nel migliore dei modi ad ospitare domenica la capolista San Benedettese.